Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica, ci si ritrova dopo un bel po' di tempo e per una rasatura che vedrà protagonisti di alcuni prodotti nuovi che ho acquistato in questi mesi. Qualche cartuccia da sparare c'era ancora, chiaramente non tantissime, però quello che riusciamo a fare facciamo. Inizio con una riflessione, che si collega anche al fatto della critica, tra virgolette, simpatica e amichevole, attenzione, che alcuni mi hanno fatto, anzi, più che critica, un complimento, nel senso, ma perché non fai più video, perché non fai tutte le domeniche il video? Il problema è molto semplice. Io ho saputo che anche un mostro sacro della natura tradizionale è giunto poi alla fine alle conclusioni alle quali ero giunto io mesi se non anni fa. Allora, io credo che questo debba essere un divertimento. Non voglio usare la parola passione perché lo usano tutti, è una cosa che secondo me va riservata a cose diverse. Però a me, ad esempio, piace collezionare rasoi. Devo dire che ho diradato molto, scelgo molto di più oggi che ne ho 200 e rotti, quindi non li acquisto tutti. Quindi quando mi chiedono ma comprerai il nuovo, ma vediamo, perché poi alla fine questi rasoi ormai stanno diventando sempre più, giusto, per fortuna, evoluti e sempre più simili, no? Quindi diciamo che io in questo momento magari sono più attratto da un vintage che magari non ho, piuttosto che da un rasoio, l'ennesimo rasoio d'acciaio inossidabile 316L, piuttosto che 303, quello che è, ma che alla fine poi ha una testa che più o meno è simile alle altre. È chiaro che i rasoi sono un collezionabile. Un bene duraturo, chiaramente nessuno li colleziona per venderli, io non li venderò mai i miei. Però è chiaro che è diverso. Ma voi potete capire che neanche lo sceicco del Dubai, forse, no, forse quello sì, può acquistare un set a settimana per far vedere la rasatura, per recensirlo. E nemmeno si può pretendere e si può volere che i distributori, i produttori ci regalino così sette. A me qualcuno è stato regalato, chiaro, non lo nego, ci mancherebbe ancora. Però è ovvio che quando ti viene regalata qualcosa, tu non sarai mai oggettivo nella recensione come lo sei quando te lo compri. Perché è evidente che è anche una questione di educazione nei confronti di chi ti fa il dono, l'omaggio, no? Quindi è un gatto che si morde la coda. Allora io cosa devo fare? Rovinarmi economicamente e riempire il bagno, che ormai è una cosa che dovreste vedere, cioè straborda, perché io ho fatto quello che ho potuto in questi anni, per fare il video domenicale che poi non mi rende neanche un euro, perché giustamente ho tolto la monetizzazione perché non voglio avere problemi con il fisco, no? Quindi per poi trovarsi sul lastrico, nel senso che comunque costano ormai, cioè ormai un set va sui 30, 40, 50 euro, voglio dire, non è che uno può, una persona normale come me, che non sono un assist, ripeto, acquistare tutte queste cose. Detto che a me personalmente piacciono i rasoi. I saponi, io userei un sapone solo, cioè per dire, non è che io li ho acquistati per fare i video, no? Poi chiaro che ne comprerei due o tre all'anno, ecco, comunque. Quindi questo è un po' il discorso, cioè far vedere sempre le stesse cose mi sembra un po' ripetitivo, mi sembra un po', no? Mi sembra un po' un annoiarvi. Sono tra virgolette contento che anche mostri sacri della rasatura siano giunti a questa conclusione, no? Quando negli ultimi anni è evidente che con l'esplosione anche delle volte
eccessiva, inutile nel senso che non se ne sentiva il bisogno di avere così tanti YouTuber che si fanno la barba, ce n'erano già il sufficiente numero. Con l'esplosione di questo fenomeno è evidente che cioè, avanti così non si poteva, cioè, la cosa ha preso una piega diversa, no? Cioè, anche perché ormai le cose base, come si fa il pelo, come si fa il contropelo, le tecniche per i baffi, le tecniche per... le sappiamo già, le abbiamo viste, le abbiamo sviscerate, abbiamo capito come si monta un sapone. Cioè, diventa, cioè, è tutto nell'archivio, no? Quindi diventa una cosa ripetitiva. Quindi alla fine sono contento che anche chi magari aveva preso una strada un po' diversa è arrivato alle conclusioni alle quali ero arrivato io anni fa, perché così è. Cosa ho acquistato? Questo prima di Natale, ho acquistato questo set che è il Tibetan Temple Kaizen 2 Ariane Devans. Sì, Ariane Devans. Tempio tibetano, quindi un sentore orientale, un sentore di legni, di incensi, di spezie, molto un po' dolce, piacevole e adatto un po' a tutte le stagioni, secondo me. A tutte le stagioni. Con un pennello che mi ha veramente stupito. Pennello che gli amici del gruppo Pirezzi Union hanno prodotto in edizione limitata, fatto produrre da il Marchese, e pennello di maiale, ma devo dire che è il miglior maiale insieme forse a quello di Marco Rinaldi, il mitico Teschio School di Marco Rinaldi. Tanto che qua c'è il nostro Teschio, che è il simbolo dei pirati, vedete con la scritta Pirates Union. Ma lo sto usando sempre praticamente, infatti l'ho messo a bagno mezz'ora adesso, perché quando il maiale si usa sempre in continuazione non serve tenere a bagno tutta la notte, mezz'oretta bastano e avanzano. Allora mettiamo rasoio, questo sì, me l'ha regalato. Questo me l'ha regalato, ma me l'ha regalato, voi lo sapete, perché io ho contribuito in parte, in piccola parte, alla sua realizzazione, no? A livello di consigli, feedback, prove, così. Lo stiletto, il tanto criticato stiletto, che però io sto usando tutti i giorni, questo in questo caso nella versione 05, sì, eccolo qua. Lo stiletto che è stato contestato per questi segni di lavorazione, che io continuo a sostenere che per me A non mi danno fastidio, B mi danno un senso di artigianalità. Non vogliamo entrare nell'attualità, ma vogliamo semplicemente fare rasatura, quindi a me non interessa fare censure, cose. L'abbinamento che ho trovato molto efficace è quello della mettere a pira. Non voglio entrare nella politica, nella guerra, queste cose qua sono a mette russe, lo sanno tutti, ma qui si parla di rasatura. A me non me ne frega niente che queste siano russe, ucraine, piuttosto che cinesi o italiane o americane. Sono lamette che si adattano bene al rasoio stiletto 05. Allora andiamo ad armare, brutto termine in questo periodo. Il nostro rasoio, ma noi ci facciamo la barba e non facciamo la guerra. E non facciamo la guerra. Allora, andiamo ad armare il nostro rasoio. Ecco qua. Avete sentito questo tic? Perché il rasoio comunque piega un po' la lama. Piego un po' la lama. Ecco qua. L'esposizione la vedete chiaramente, quindi vedete anche qual è l'esposizione e qual è il gap, che sono due cose diverse. L'esposizione è quanto la lama sporge
dal completamento al gap è diciamo, il buco, il passaggio d'aria come nella Formula 1, no? tra la lametta e la base del pettine. Allora, un po' d'acqua calda a ammorbidire un po' questo sapone che fa allovato. Sì, veramente fa allovato, sì, tallo, eccolo qua. Ecco, un po' d'acqua, adesso lo lasciamo in 5 secondi, intanto continuiamo il nostro discorso, ci vediamo poco, almeno parliamo un po' di più. E quindi niente, io non è che, come vi avevo promesso, tra virgolette, non è che ho smesso di fare i video. Quando qualcosa da mostrare, ad esempio questo pennello, ripeto, che anche se non, io credo che ci sia anche nella versione non personalizzata, non limitata dei pirati, è un maiale eccezionale, cioè il maiale va riscoperto, secondo me, non è perché noi, io credo che abbiamo fatto molto bene, chiaramente, a iniziare tutti a raderci con l'Omega 48, non maiale, però chiaro, quello è un entry level, no? 5 euro, 6 euro quanto costa. Questo è un pennello da 50 e più euro, ma la differenza si sente tutta, cioè questo è un maiale che accarezza la pelle, non la violenta, è un maiale che non ha un utilizzo da barbiere, un utilizzo casalingo, è una setola che veramente dà grandissime soddisfazioni, guardate che setola. E complimenti al Marchese, io devo dire, ho sempre snobbato la pennelleria italiana, forse sbagliando, perché quando uno sbaglia deve dirlo, per una questione anche di costi, no? Devo dire che questo pennello, appunto, del Marchese, che ha un prezzo, ha un rapporto qualità-prezzo che mi ha assolutamente soddisfatto, quindi si merita una cosa primo piano. Complimenti ai ragazzi del Marchese, perché hanno creato un prodotto, io non ho altri pennelli loro, ma hanno creato un prodotto veramente, veramente performante. Allora, speriamo che intanto mi sciacquo il viso. Allora, andiamo a prelevare. E questo è il maiale, non lo batte nessuno sul tallovato, perché preleva l'imprelevabile in generale, parlo del maiale. Andiamo a prelevare il nostro necessario, necessaire per raderci. Colore turbato di questo sapone, profumo orientaleggiante. Indianeggiante. Poi in realtà il Tibet non è assolutamente, c'è tutto un contenzioso fra la Cina e il Tibet che si proclama sarà indipendente, quindi anche lì andiamo sulla geopolitica, ma rimaniamo nella rasatura. Un po' d'acqua e iniziamo a spandere. In un primo momento si appiccica proprio, no? Piano piano, adesso chiaramente questo chiama acqua, eh.
Vedete che con l'acqua guardate quel montaggio con l'acqua. Montaggio appiccicoso come vuole d'altronde il tallo, eh. A me basta così, che vado con il mio stiletto 05 lama rapira. Barro barba di un giorno e mezzo, 2 giorni. Il taglio netto, non si scherza, perché sono lame veramente taglienti. Mi pulisco subito qua perché poi col tallo è difficile poi pulirsi dopo. Il rasoio accompagna la lama in maniera impeccabile. Ecco qua. E il pelo è già andato praticamente lasciando molto poco. Arisciacquo il viso. E andiamo di seconda e ultima passata. Qui metto meno acqua perché voglio più scorrevolezza. Tallo protegge già molto, eh. L'acqua c'è già, voglio dire. Una saponatura leggera. Ecco così.
un attimo di catturare. Allora, Andiamo di obliquo e contropelo. Perché per me questo è contropelo. Quindi l'importante è che scorra molto bene, impeccabile. Rifiniamo un po' qua. Ecco. A posto, abbiamo un ottimo risultato. Come potete verificare con i vostri occhi. Allora, mentre metto un po' d'astringente, come sempre, ormai è un'abitudine anche, forse inutile, boh, ma andiamo a fare qualche riflessione. Lasciamo da parte, ripeto, qualsiasi considerazione di tipo politico, geopolitico, non me ne frega niente in questo momento. Non che non me ne freghi, attenzione. Parliamo di radature in questo momento. La metta, rapira e rasoio, dove la fila il rasoio? Qua. Stiletto, un'accoppiata vincente, la metta molto tagliente. Rasoio molto accomodante e quindi mix secondo me ideale. Mix ideale. Adesso andiamo a riporre la lama nel suo cimitero delle lamette e sciacquiamo il rasoio. Che poi va ad asciugare. Io faccio così, no? Lo sciacquo bene, poi gli do un'asciugata generale con l'asciugamano ai vari pezzi singoli. Poi quando questi che sono già asciutti li rimonto e poi do l'ultima asciugata con il rasoio montato. Il pennello, in questo caso il marchese maiale, in questo caso edizione limitata per i pirati, Pirates Union, eccolo qua, il marchio, il marchese, qualità prezzo onestamente veramente alta, anche se il prezzo non è basso, quindi non è detto che la qualità prezzo sia sempre quando il prezzo è basso, perché qui siamo su un maiale da più di 50 euro, ma li vale tutti. Mi ha stupito, devo dire la verità, devo chiedere venia, no? Anche al
a queste case come il Marchese, che sembra un po' snobbato, dicendo ma sono cari, ma in Cina si trova. In realtà devo dire che questo è il miglior maiale, insieme al grande maiale di Marco Rinaldi, che è un maiale ancora più irsuto. Però questo è un maiale eccezionale. Mettiamoci l'AfterShave, quello qua è skin food, quindi questo sia nutre la pelle, c'è la polvere addirittura. Vedete come uno poi li mette negli scaffali, e l'ho comprato un milione di tempo fa. Skin food e AfterShave, dolce, orientaleggiante veramente. Spezie, incensi secondo me, legni dolci, poi magari tutto diverso. Ti dico quello che sento io. Estratti floreali. Abbondiamo. Piacevole, nessun bruciore, quindi vuol dire che la rasatura è stata fatta bene. E cosa dire? A chi lo consiglierei questo Tibetan Temple? Sicuramente a chi ama il tallovato, innanzitutto, e poi a chi ama questi sentori orientaleggianti, appunto, dolci, no, nello stile appunto di quello che vuole essere, no? Un tempio tibetano, quindi immersi in questa fragranza quasi diciamo mistica, no? Quindi questa fragranza mistica orientale, ecco. Bene, io vi ringrazio. Come tutti mi stringo alle popolazioni che stanno soffrendo in questo momento, mi auguro che tutto finisca, perché noi giochiamo, noi scherziamo, ma c'è gente che sta veramente soffrendo, e vi ringrazio, vi saluto, e la prossima volta ho ancora qualche cartuccia da sparare, la spareremo con i dovuti modi, le dovute calme, anche perché devo finire i saponi che ho, perché sennò sono al limite della cacciata di casa. Una buona domenica e buona barba a tutti. Un bacio. Ah, attenzione, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi e fate iscrivere alla chat di Telegram, che trovate i riferimenti sul canale YouTube, cioè cercateli, li trovate sul, mi pare che siano comunque segnati. E iscrivetevi al nostro gruppo di Facebook, che è Amici della Paleontologia, che ha come immagine di copertina la nostra linea di rasatura Exo Cosmesi, Victorian. Buona domenica e un bacio a tutti.